Salve a tutti, benvenuti a un nuovo video del canale. Questo penso che sia uno dei video più richiesti di sempre qui sul canale, ovvero come cambiare gli sfondi di Yu-Gi-Oh! Pro. Cosa vi serve prima di cominciare? Ovviamente Yu-Gi-Oh! Pro installato, tre immagini possibilmente di un formato simile a quello della schermata di Yu-Gi-Oh! Pro, perché se no, se le dovete ridimensionare vengono male, vengono brutte, quindi possibilmente con un ratio di formato molto simile, un programma che ridimensiona immagini. Quindi apriamo il nostro Yu-Gi-Oh! Pro, come vedete ho rimesso le schermate classiche, quindi abbiamo questo sfondo tristissimo di base di Yu-Gi-Oh! Pro. Per cambiarlo ci bastano letteralmente 4 clic, basta che ora clicchiamo col destro sul simbolo di Yu-Gi-Oh! Pro, apri il percorso file, apriamo la cartella con tutti i file di Pro, non andate a toccare robe che non sapete, limitatevi ad andare in texture. Dentro questa cartella troverete tre file BG, BG Deck, BG Menu. Ovviamente BG è quello che vi trovate quando duellate, BG Deck è quello che c'è in sottofondo quando buildate i deck e BG Menu è quello che vi appare appena aprite il menu di Pro. Da tenere in conto c'è che tutte le tre immagini devono essere JPG, il menu e quello del deck hanno come dimensione 1024x640, invece quello del campo da combattimento, insomma, 1138x640, che non cambia molto, però cambia noi che dobbiamo mettere le dimensioni esatte per i file nuovi. Oltretutto ci sono tutte delle altre texture che voi avrete diverse dalle mie perché io le ho personalizzate, però anche tutte queste texture qui possono essere modificate un domani, basta semplicemente che nominate il file bene e lo sostituite a quello originale che trovate nella cartella. Unica cosa, prima di mettervi a cambiare tutte queste robine qui, fate una cartella di backup tipo questa, quindi la chiamate vecchie texture, copiate e incollate dentro in caso qualche cosa andasse storto. Quindi ora immagino che vi sarete procurati tre immagini, io le ho già pronte, quindi le ridimensioniamo insieme e poi le andiamo a mettere dentro. Quindi nuovo. Abbiamo la 1024x640, due di queste saranno 1024x640, quindi piazziamo le nostre immagini. Salviamo. Poi ne facciamo un'altra. Salviamo. E poi la terza, ricordatevi che ha delle dimensioni diverse perché precisamente è, vediamola un attimo, beh non mi ricordo neanche io, 1138x640. E salviamo la nostra immagine. Quindi con Photoshop abbiamo finito. Arrivati a questo punto prendiamo le nostre immagini, quella più piccola andrà a sostituire il background di combattimento, quindi le rinominiamo. Abbiamo BG, abbiamo BG Deck e BG Menu. E quando riapriamo Yu-Gi-Oh! Pro abbiamo le nostre immagini salvate e pronte. Quindi come potete vedere siamo con le nostre immagini che ci siamo scelti del caso. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, non è niente di impossibile da fare, come avete visto anche voi. Se c'è qualche problema fatemi sapere sotto nei commenti del video. Un saluto a tutti e ai prossimi del canale. Ciao ragazzi!